sabotaggio. Sì. Hanno messo dentro a profumo una specie di tossina per procurarci danno. Hanno voluto colpirci in un punto nevralgico. E chi è stato? Chi è che può volerci così male? Questo ancora non lo sappiamo. Ma speriamo lo trovino presto. È una cosa di una gravità inaudita. Sì, però almeno adesso nessuno potrà più accusare la Danieli. Adesso siamo noi la parte offesa. E dunque, non è stato un errore di Laura. Io non l'ho mai pensato, papà. Chissà che fine farò io. Sicuramente tuo padre non mi vorrà più in azienda. Ma no, scusa, perché? Una volta scoperto il colpevole, tutto potrà tornare come prima. Speriamo. Scusa, hanno suonato alla porta. Deve essere mio fratello. Aspetta. Sì. Mamma ha detto se vieni a cena da noi. Va bene. Laura, Daria mi ha invitato a cena. È un evento raro. C'è Giacomo lì con te? Sì. Me lo passi un attimo, per favore? Tieni, parla con Laura. Pronto? Giacomo. Ciao, come stai? Bene. Mi dispiace che non ci siamo più visti ultimamente, sai? Uno di questi giorni chiamo Flavia e mi metto d'accordo con lei per venire a trovarti. Che ne dici? Ce l'hai ancora il pupazzetto? Certo. È sempre qui con me. Va bene, ciao. Ciao. Mamma ha detto che ti devi sbrigare. Va bene, ora scendiamo. Laura, ti dispiace se ti chiamo dopo? No, certo, quando vuoi. Così mi dici che cosa sono tutti questi traffici con mio nipote. Va bene, a dopo. Ciao. E ora a noi due, mi concello. Cosa ti serve esattamente? Una mail retrodatata, è possibile? Certo, tutto è possibile. Ma si può cancellarla dal computer del destinatario come se non fosse mai arrivata? Sì, si può fare. Dipende quanto uno è disposto a pagare. Va bene. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Statemi bene ad ascoltare. Ormai lo sapete tutti che qualcuno voleva farci chiudere. Ma ha fallito miseramente perché da oggi riprendiamo la produzione. Sia chiaro, i problemi non sono risolti e non sarà facile risalire la china. Ma intanto da oggi si ricomincia tutti uniti ancora più di prima. Sì! Dai, forza, tutti alla fine. Ciao Giacomo. Ciao tesoro. Hai visto che ho mantenuto la promessa? Come stai tu? Hai ancora la tosse? No, prendo le tue medicine. Però è tardi, devo entrare a scuola. E anch'io, sennò ci becchiamo subito una nota. Lo so, ci ho messo un po' troppo ad arrivare. Ma volevo solo salutarti. Volevo farti vedere questo.
Ti penso sempre, lo sai? Anche quando non ci vediamo. Anch'io. Allora dammi un bacio. Vittorio, vai in ufficio, Giovanni ha bisogno di te. Sì, certo. È tutto come prima. Non hanno preso nulla. Il tablet di Laura. Che facciamo, gli diamo un'occhiata? Tanto Laura non lo verrà mai a sapere. Sofia, stavo scherzando. Perché? Lei come non si è fatta nessuno scrupolo, non vedo perché dovrei farmene io. Fa un po' come ti pare, vado in ufficio. No, resta qui. Lorenzo, vieni a vedere. Guarda, è una mail diretta a Fabien Grenier. Ma allora sono amanti? Ma che ti importa se sono amanti, ma non capisci che cosa significa? No, cosa significa? Che è stata lei. A fare cosa, Sofia? A sabotare il Rosso San Valentino. Il suo profumo? Non ci credo. No, invece è così. Senti, lasciamo perdere, non raccontiamo a nessuno questa cosa. Sicuramente c'è una spiegazione per quella mail, non mi va di mettere Laura nei guai. Adesso ti preoccupi per lei. Facile per te, no? Denunciandola ti libereresti di lei una volta per tutte, io non me la sento. Stamattina sono passato fuori dalla tua scuola e ho visto che eri con Laura. Puoi dirmelo, eh? Guarda che non c'è niente di male. È venuto a salutarmi. Ah, allora siete amici? E vi vedete spesso? Qualche volta. E com'è? Simpatica? Ti piace stare con lei? Tanto. Perché? Non lo so, lei mi parla. Ma scusa, perché papà e la mamma non ti parlano? No. Ciò sta andando tutto secondo i nostri piani, Fabiano. Dobbiamo solo aspettare che la bomba esploda. Alla Danieli, non ci vorrà molto, ma ormai ogni ora che mi separa da te è una tortura. Amore mio, è stata Laura. Sì, d'accordo con quel Fabiano che lavora nel nostro campo a Parigi. Serpe maledetta, si è insinuata in casa mia. Nel letto di mio figlio per distruggere la mia azienda. Guido, per favore, stai calmo. Stai calmo, mi fai pentire di avertelo detto. Sì. Sto calmo. Sto calmo. Ma quando risale la mail? Risale a un paio di settimane fa. Che donna diabolica è stata. Per ora non deve saperlo nessuno. Lorenzo lo sa. Era con me quando ho trovato il tablet. L'importante è non dirla a Giovanni. Sarebbe capace di avvertirla. Ma tu adesso devi fare esattamente quello che ti dico io. Tagliati quelle scarpe. Dammi la mano. Grazie.
Mettiti seduta laggiù. Dammi le scarpe. Andiamo a fare un bagno al largo. L'acqua deve essere caldissima. Ma vuoi metterti a navigare adesso? Sì. Vedrai che ci farà bene. Questa barca ha il potere di farmi dimenticare qualsiasi problema. Dile questo. Grazie. Tuo padre sta meglio, vero? Lui sì, per fortuna. Purtroppo non posso dire lo stesso della Danieri. Sì. Buonasera, dottor Ruggeri. Prego. Sono Sofia D'Avrano, si ricorda di me? Certo che mi ricordo, ci siamo conosciuti alla Danieli. Sì. Cosa posso fare per lei? Si accomodi. Grazie, vengo da parte del dottor Guido Danieli. Le chiede di esaminare questo tablet. È di Laura Argenti. Sei bellissima.